Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qua, siete numerosissimi. Chissà se è correlato con la borsa che va benissimo, capite? Non so. Grazie. Nell'ultimo mese qualcosa è successo, Grazie anche a chi ci segue da casa, grazie al nostro amico qui, il regista, che è candidato all'Oscar. E va bene, questa sera abbiamo un tema particolarmente di nicchia, se vogliamo, in qualche modo, cioè il Forex e i CFD, no? Però poi bisogna anche dire che, siccome questa pillola, almeno da un anno a questa parte, si distingue anche perché sa stare sul pezzo, in base a quelli che sono gli eventi, no, io sto in piedi, non lo uso il microfono, diciamo che questa pillola si basa molto sul fatto che sappiamo stare sul pezzo anche con l'attualità. Diciamo che faremo un po' metà e metà, parleremo un po' di cosa sono i CFD e il Forex, anche perché è il tema fondamentalmente, però poi faremo un po' il punto della situazione, anche perché, se tanto vi dà tanto, ogni giorno ho la mail ingolfata di persone che mi chiedono più o meno, se non un parere, un'opinione, insomma, significa che questo momento di mercato è particolarmente sentito e lo posso anche capire. Gianluca Beccaria, per chi non lo conosce, ex trader istituzionale, ex gestore, giusto? Diciamo che fa con me questa pillola oramai da un anno più o meno, forse un anno giusto più o meno di questi tempi. E così, insomma, dopo che ci siamo confrontati sul diverso approccio tra trader privato e trader istituzionale su tutta una serie di argomenti, oramai siamo piuttosto rodati e stasera ci scambiamo anche un po' le idee con lui, soprattutto sulla situazione di mercato, che credo sarà la vera polpa poi, anche perché è vero che è 2 o 3 giorni che non ci vediamo e quindi non abbiamo avuto modo di approfondire proprio nei dettagli le opinioni, per cui chissà, magari saranno simili oppure no, non lo so. Allora, io partirei prima dal tema core di questa pillola, cioè dai CFD e dal Forex, perché tra l'altro alcuni spunti secondo me poi ci sono utili per fare il ragionamento che viene dopo. Allora, che cosa sono i CFD intanto? Contract for difference è il termine, contratti per differenze. Fin qui uno volevo dire, vabbè, che cazzo è sta roba adesso, mi hai detto come si chiama, però praticamente sono dei contratti che si fanno tra due controparti, ce n'è uno che lo compra e uno che lo vende, ok? Il compratore e il venditore. Chi lo compra, prima di tutto i CFD sono dei contratti che si riferiscono sempre all'andamento di qualcos'altro, che si chiama sottostante, a volte può essere un'azione, a volte può essere un cambio valutario, a volte può essere un indice di borsa, a volte può essere il valore di una commodity, per esempio il petrolio, giusto per dire, di un altro degli elementi di attualità. E io scambio un CFD con lui, cioè mi metto d'accordo che per noi quel CFD lì vale come se io comprassi e lui vendesse una certa quantità di controvalore di indice, controvalore di commodity, numero di azioni di una società e via dicendo, e da quel momento in poi, finché non chiuderemo questa operazione, saremo vincolati dal fatto che se io l'ho comprato, se il prezzo sale, io ci guadagno e lui ci perde. Se io l'ho venduto, oppure se il prezzo scende, lui che l'ha venduto guadagna e io perdo. Vi è chiaro questo ragionamento? Fino a qui. I CFD hanno una storia piuttosto recente, sono nati negli anni 90 e hanno anche un certo successo. Tipicamente sono contratti molto facili. Una volta che tu hai trovato qualcuno che te li porge, te li dà, tendenzialmente te li prepara, te li cartolarizza, te li mette a disposizione, specialmente se questo qualcuno opera tramite internet,
tu puoi comprarli e venderli da lui che è la tua controparte, no? Quindi si tratta di scambi OTC, over the counter, o tradotti in maniera più facile, fatti fuori da ambienti regolamentati, ok? Quindi è un contratto che non è detto che deve essere tra due privati, è tra una controparte e un'altra controparte che si mettono d'accordo e che non hanno bisogno per fare questo di essere sul mercato regolamentato, ok? È inutile che vi racconti di come il CFD è diventato lo strumento principe nel corso degli anni per negoziare per esempio il Forex, cioè diciamo le valute. Di solito ogni contratto vale tot controvalore in denaro di una delle due valute, tu lo puoi comprare o puoi vendere, ovviamente hai una controparte che te lo vende e te lo ricompra. È chiaro che ci sono quindi delle funzioni distinte, cioè la controparte che rende disponibili tutta una serie di CFD che i suoi clienti possono comprare o vendere. Tipicamente il broker di CFD, il broker Forex, ok? Tutti i suoi clienti. Poi è evidente che c'è un conflitto di interessi in questo caso, perché chi ti vende il contratto è quello che guadagna se tu perdi o viceversa. A meno che chi ti vende il contratto non sia in totale trasparenza, nel gergo degli operatori Forex questa cosa si chiama nodding in desk, cioè io sono totalmente trasparente, quindi supponiamo che stiamo parlando di un CFD su ENI, se tu mi compri l'equivalente di 500.000 euro di azioni ENI, se io sono in totale trasparenza io vado sul mercato e compro 500.000 euro di azioni ENI, così. Siccome quando tu compri e vendi il CFD c'è uno spread tra il denaro e la lettera, teoricamente io guadagno lo spread, ok? Sottraendo lo spread di mercato, che di solito è più, molto più sottile, d'accordo? Davide, scusami, ti interrompo velocemente, ci sono molte domande già da casa, magari le teniamo per dopo, però una prima sgombrerei un po' il campo da questo tema, perché alcune persone dicevano, ma i CFD sono un po' truffaldini. So che poi ne parliamo. No, allora io sto spiegando come funziona il concetto del CFD. Ovviamente. Allora, la vendita di case non è truffaldina nella sua quintessenza. Se poi c'è uno che ti vende una casa che non è sua, evidentemente è truffaldino quello lì, non lo strumento in sé. Cioè, lo strumento CFD nella sua costituzione non è per nulla truffaldino. Può essere truffaldino, truffaldino. Può esserci un conflitto di interesse implicito e non risolto perché il broker, e questo dipende molto soprattutto dalla legislazione a cui fa riferimento, non è così scontato che si debba per forza coprire rispetto alla tua presa di posizione. Cioè io compro 500.000 euro di ENI e non è così scontato che il broker si copra comprando a sua volta 500.000 euro di ENI sul mercato, ok? Anzi, per una certa porzione dell'attività di trading che mette in piedi può anche scegliere di non coprirsi. Di solito questa porzione è proporzionale alla sua alla liquidità che possiede, cioè ogni broker ha un suo conto, ha una sua ricchezza, ha un capitale proprio e in base alla dimensione di questo capitale proprio c'è una percentuale delle operazioni rispetto alle quali può non effettuare la copertura. In pratica, supposto che abbia, che ne so, 100 milioni di capitale venduto sotto forma di CFD, può darsi che ci sia uno, due o più milioni su cui non si copre. Ovviamente può farlo, questo per regolamento, e ovviamente in che percentuale dipende molto dalla sua... dal suo capitale proprio. Evidentemente rispetto a chi non lo fa lui è in conflitto di interesse, perché a quel punto diventa proprio io contro di te, se tu guadagni io perdo e viceversa. Poi evidentemente la storia del, diciamo, del Forex, soprattutto perché i CFD hanno avuto successo soprattutto sul Forex, ma anche molto sulle azioni, devo dire, la storia soprattutto dei CFD è piena di racconti, alcuni magari reali, altri magari anche un po' gonfiati, di chi dice ma mi hanno cambiato il prezzo, oppure
ho visto un prezzo, volevo comprare, però poi mi hanno detto che no, il prezzo l'ha cambiato in un altro, questa cosa si chiama rebate, cioè ti ripropongo un altro prezzo, ok? E devo dire che insomma di queste cose c'è le quote, sì scusate, le quote, voglio dire rebate è totalmente un'altra cosa. Il requote, cioè ti propongo un altro prezzo, quello che hai visto prima non vale più. E bisogna dire che siccome tu ti stai confrontando OTC con un'altra entità, ma non è un mercato regolamentato, secondo il contratto che hai firmato varranno quelle regole. Questo in parte può spiegare anche perché alcuni di questi broker che consentono di negoziare CFD e che sono market maker, cioè sono loro che ti comprano e ti vendono questi strumenti finanziari, abbiano sede in alcuni paesi che non voglio dire che siano dei paradisi fiscali, ma magari sono dei paesi anche armonizzati nell'Unione Europea, ma che hanno una legislazione un pochino più lasca sotto questo punto di vista, no? Senz'altro un broker censito in Inghilterra e regolamentato dalla locale autorità di controllo ha una rigidità di controlli che è superiore intuitivamente a ciò che può succedere a Cipro, dove per esempio alcuni di questi hanno sede, per non parlare di quelli che hanno sede e di cui ti fiderei, diciamo questo a onor del vero, in paradisi veramente fiscali come le British Virgin Island o qualcosa di simile, perché in quel caso dovrebbe venirmi il dubbio che se ho un problema è anche difficile andare a pescare, no? Detto questo, diciamo che il CFD di per sé è uno strumento anche ideale, cioè è uno strumento non così dissimile nel concetto dallo stock future, cioè dal future sulle azioni, o dal future in senso generale, o da o da altri strumenti derivati di qualsiasi natura si vogliono essere. Tu fai un contratto con una controparte, vi mettete d'accordo che quel contratto vale N azioni, N controvalore di valute, di indice, e a quel punto il tuo beneficio o la tua perdita, quindi il tuo profitto perdita, sarà in ragione di come il sottostante si muove. Davide, chiedono, scusami, mi sono collegato adesso, di spiegare un attimo cos'è il CFD, abbiamo molti collegati. Il CFD, come ti ripeto, è un contratto per differenza, si chiama così, Contract for Difference, che consente a due controparti di scambiarsi questo contratto che si riferisce a qualcos'altro, a una valuta, a un'azione, a un future, e uno lo compra e l'altro lo vende. Quindi dopo un po' di tempo, siccome il prezzo di quel qualcos'altro, un'azione, un indice, sarà cambiato, chi lo ha comprato ci avrà guadagnato, chi lo ha venduto ci avrà perso o viceversa, ok? Di solito c'è una parte, come dire, che propone, che offre i CFD, che nella fattispecie, come abbiamo detto, sono i market maker tendenzialmente, e dall'altra parte ci sono tendenzialmente dei privati che li acquistano e li vendono, ok? Come dicevo, di per sé lo strumento è piuttosto efficiente, anche perché il suo funzionamento è semplice, non è soggetto a volatilità, non è soggetto a componenti, è solo soggetto alla variazione del prezzo del sottostante. Poi è soggetto all'interesse, ovviamente, questo non va mai sottovalutato, ma la stessa componente dell'interesse c'è nei futures e quindi bisogna sempre tenerne conto, e c'è anche, se non appare perché è cartolarizzata, anche negli ETC, cioè negli ETF su commodities o negli ETM, gli exchange traded notes, negli ETF su valute. Solo che siccome non si vede, uno non la percepisce, anche nei futures non si vede. Invece su questi CFD la parte di interessi si vede. Pensate per esempio, che ne so, un CFD su una coppia di valute, no? Che sono due valute differenti per il tasso di interesse. Per esempio l'euro e il dollaro adesso hanno una differenza di tasso di interesse. Quindi, secondo il verso che tu prendi, se c'è una valuta, tu puoi comprare dollari contro euro oppure euro contro dollari, secondo se compri o vendi il contratto, no? E secondo il verso che prendi, teoricamente tu paghi o incassi l'interesse, secondo il verso che hai, dipende dal tasso di sconto applicato dalle banche centrali di quella valuta. Attenzione però, perché
poi anche su questo ragionamento sui tassi di interesse, che si chiama swap, bisogna tener conto che poi a sua volta lo swap ha ulteriormente uno spread di acquisto e vendita, quindi si rischia di operare su dei CFD che qualche volta dovrebbero avere uno dei due lati che paga interesse e l'altro che prende. Poi di fatto, siccome quando si va a ragionare su interesse c'è di nuovo uno spread, succede che c'è un verso dove paghi molto interesse e c'è un altro dove dovresti prendere, ma poi per il gioco dello spread finisce che paghi magari poco, ma paghi anche da quella parte lì. Questo va tenuto conto, sempre, quando si opera. E vorrei dirvi che questi CFD però sono uno strumento semplice nella sua quintessenza. Sono molto utilizzati dai trader perché hanno un motivo banale: ti consentono, con un capitale impegnato modesto, di ottenere profitti o perdite come se possedessi o avessi venduto un quantitativo dal controvalore molto più elevato. Per esempio, sulle valute ci sono anche possibilità di controllare con poco denaro controvalori anche di centinaia, anche 400 volte più grandi del denaro che impegni, ok? Ovviamente questo non si può fare con diretta. E questo li rende sufficientemente popolari, soprattutto tra coloro che affiancano a un'attività di investimento magari anche un pochino di atteggiamento di un po' di scommessa, ecco, se posso dire in questo modo. Cioè, tu con pochissimo denaro puoi ottenere molto in cambio, nel bene e nel male, quindi molto guadagno o molta perdita, ok? Che è molto più simile a chi scommette che non a chi investe. Però il successo è sotto gli occhi di tutti e senz'altro, a partire poi dal 2000, soprattutto poi con l'esplosione della possibilità di negoziare su internet, è stato enorme. Da qualche anno a questa parte esiste, ed è unico al mondo per ora, poi magari più veloce ne sarà, esiste un mercato regolamentato su cui vengono negoziati questi CFD. Cosa significa mercato regolamentato? Significa che lo strumento che si scambiano sono CFD, che però non è che c'è qualcuno che li compra o qualcuno che li vende. Chiunque, esiste un book di negoziazione, può mettersi in acquisto, può mettersi in vendita nel book, può essere compratore, può essere venditore, ok? E se è vero che ci sono anche alcuni grossi operatori che garantiscono la liquidità dello strumento, è vero però che non c'è una tua controparte fissa e quindi non c'è un market maker che è in conflitto di interessi con la tua attività di investimento, trading, quello che vogliamo chiamare. Diretta, che non aveva mai consentito ai suoi clienti di negoziare questi strumenti perché erano OTC e quindi il market maker era controparte. Diretta, dicevo, da quando esiste questo mercato che si chiama LMAX Exchange ed è di Londra, consente ai suoi clienti di negoziare su questo mercato, dove c'è un vero e proprio book, dove il tuo ordine va in un mercato e ricevi un eseguito per cui paghi una commissione, di negoziare questi CFD sulle valute all'interno di questo MTF, si chiama così questo mercato, Multilateral Trading Facility, è un tipo di mercato licenziato dall'Unione Europea. Allora, quello che vorrei dirvi per chiudere questa, come dire, questa parte sui CFD e sul Forex, che diciamo così, non solo si possono negoziare su questo tipo di mercato prevalentemente delle valute e un numero di copie abbastanza numeroso, diciamo, senz'altro tutte le major, cioè tutte le valute principali, poi combinate anche una con l'altra, ma soprattutto tu puoi praticamente 23 ore e 50 circa, quasi 24 ore su 24, negoziare queste valute con delle controparti che a volte può essere la stessa che te l'ha venduta, a volte può essere diversa, a volte può essere tu e una banca, a volte tu e un trader privato, esattamente come succede in borsa.
Quando io compro le Fiat, può avere venduto un fondo, una banca, un privato, e con la stessa dinamica si può fare questo tipo di negoziazione. Vorrei però solo farvi prestare un attimo l'attenzione sul fatto che questi strumenti sono comodi, soprattutto per chi fa un trading breve, cioè io compro, vendo CFD per fare trading, ottengo un effetto leva notevole, non certo 400% come da alcuni broker, come posso dire, OTC, diretta consente la leva del 40% e in momenti di pericolo legati a potenziale incremento della volatilità la riduce, se caso, la leva disponibile. Vorrei dirvi però che proprio per via dell'interesse, dello swap che si paga, potrebbero non essere lo strumento più indicato se uno vuole fare un trade di più lungo respiro sullo strumento cambio valutario. Perché in quel caso, per esempio, sul CME di Chicago sono quotati dei futures sulle valute principali contro dollaro, per esempio c'è l'euro dollaro, il dollaro yen, franco svizzero e tutto quello che ci volete mettere dietro, la sterlina, il famoso cable, cioè British pound contro dollaro. Davide, ci seguono anche dalle Max, sì. Ti dicono, se hai delle domande per loro, di farmele. Che... sì. Chi è il Max? Wow. E come dicevo, se uno vuole intraprendere un trade di più lungo respiro, si può valutare proprio il fattore del future, e proprio perché il future ha un'incidenza dello swap e del tasso di interesse meno invasiva, meno evidente, ok? Ovviamente su CFD, i CFD quotati su Elmax negoziabili con diretta non prevedono solo le valute, ma prevedono anche la possibilità di utilizzare questo strumento per i principali indici mondiali e anche per alcune commodity, ok? Quindi, se siete interessati a fare trading su questo tipo di strumenti, che come trading può essere molto interessante, perché, ripeto, soprattutto per chi ha un orizzonte temporale breve, diciamo, questo tipo di attività può funzionare molto bene e soprattutto il tipo di contratto è estremamente trasparente. E soprattutto sei su un mercato regolamentato, quindi c'è un book di negoziazione, ok? Ecco, per chi vuole fare trading, questi possono essere strumenti molto interessanti, soprattutto perché la policy di diretta è quella che tu mandi l'ordine a un mercato, paghi solo se vieni eseguito e la commissione è proporzionale al controvalore che hai negoziato. Prevede solo un minimo di 40 centesimi, che è la commissione minima di diretta, se il controvalore dell'ordine fosse molto piccolo. E ricordate che si tratta di CFD, quelli negoziabili su Elmax, dal controvalore piccolo per singolo contratto, stiamo parlando di 1000 euro, quindi con un contratto io posso con 25 euro di capitale controllare 1000 euro di sottostante, ok? Questo può essere anche molto utile a chi vuole realmente percepire quanto l'emotività incide nel suo trading. È una prova che consiglio a tanti di fare. Se non sai bene qual è la tua capacità di reazione emotiva rispetto al mercato, prova con i CFD di Elmax e le valute e cominci comprando 1000 euro di controvalore, poi 2000, poi 3000 e ti accorgerai che a un certo punto arrivi a un valore che è diverso per ognuno che non sopporti più, che poi non lo sopporti più, ok? Bene, allora questo è il mini DAX. Ma il mini DAX vale tanto, però il mini DAX, a differenza del, scusami se ti interrompo, di quel controvalore, il mini DAX ha già un controvalore molto alto ed è già per cuori forti. Faccio un esempio dell'euro dollaro, forse l'ultima volta ci hanno visto, adesso nell'ultimo mese ha un po' perso di interesse perché da quando Draghi il 3 di dicembre ha, diciamo, ha fatto questa riunione in cui io dico ha deluso un po' le attese, ma nel senso che il mercato poi si è spostato drasticamente tutto dall'altra parte, no? Perché è arrivato a quella riunione con l'euro dollaro a 1,05 e il mercato scommetteva
ne parlavo ieri sera con un mio collega, poi così ci colleghiamo sui temi di attualità, come le previsioni degli analisti sono direttamente proporzionali al tema del momento. Il 3 di dicembre, stiamo parlando di 5 settimane fa, meno di 6 settimane di giorni lavorativi con i giorni natalizi, non so quanti siano, ma stiamo parlando di 30 sedute di borsa, forse meno, anzi sicuramente molto meno, e si sprecavano gli analisti che dicevano euro dollaro 0,9, euro dollaro parità al minimo sindacale, qualcuno a 0,85, ma non stiamo parlando di una banca d'affari, stiamo parlando di tantissimi. Il problema grosso, per collegarmi al controvalore, qual è? È che quando tutto il mercato è girato da una parte e tutto in maniera unanime si aspetta una decisione, che poi il target sia 1 pari, 0,9, 0,95, 0,85, poco importa, ma che tutti fossero long di dollari e short di euro era abbastanza evidente. Però quando hai una leva 40, perché sull'euro dollaro c'è la leva 40, quindi con 25 euro di controvalore si investono 1000 euro, e quindi, come diceva Davide, ti aiuta anche a testare la tua soglia di sopportazione. Quel giorno lì, in un giorno, ha fatto quasi 5 figure di scostamento, da 1,05 a 1,10. Allora, ma 5 figure con la leva 40, tanta roba, eh? Per quello dico che una leva importante è sicuramente un bene, quelle eccessive di cui diceva Davide personalmente, ma la mia opinione personale, sono fine esagerate, perché ti portano a investire uno strumento spesso senza contemplare veramente la volatilità dello stesso. Invece già 40 è moltissimo, però con così pochi soldini, quello che dice Davide lo trovo perfettamente calzante. Se tu ci investi poco per volta, ti aiuta anche a percepire in momenti diversi di mercato qual è la tua pancia e la tua emotività applicata a uno strumento così particolare. Poi purtroppo, o per fortuna, le valute vivono di tendenza, poi stanno magari un mese fermo, come è stato un mese ferma dal 3 di dicembre, perché al di là di quel movimento giornaliero, adesso stiamo parlando di 6 settimane in cui ha fatto tra forse 1,07,5, 1,09,5, ma si è mossa forse in meno di 2 figure, e forse siamo lì che aspettiamo di sapere se Draghi giovedì forse non prenderà nessuna decisione, ma butta qualche cosa sul piatto, oppure si è anche un po' fermato, perché con tutto questo pasticcio sui mercati tutti ormai dicono che la Fed dovrà, già il prossimo rialzo dei tassi sembra un'utopia. Poi ripeto, io cerco sempre di prenderlo un po' con le molle queste variazioni repentine, perché se in 6 settimane è cambiata così, prepotenza non so quello che possa accadere fra 6 settimane, al contrario, perché poi il mercato magari, lo spero, si dimentica anche velocemente, no, di queste questioni. Allora, vai. Una cosa, perché si è sviluppato un dibattito interessante, avevano chiesto chi fornisce liquidità agli strumenti, sì. Ha risposto la persona delle Max direttamente, sì. Su questi strumenti, quindi avviso le persone a casa che se ponete domande riguardanti le Max, c'è anche una persona delle Max collegata che vi risponderà direttamente in chat, e comunque può essere interessante per tutti. Ci sono 25 banche e 9 non banche come principali liquidity provider su questi strumenti. Sì, volevo dire, questi sono coloro che garantiscono la liquidità, però poi anche io nel mio piccolo, lui e ognuno di voi può dire che mette liquidità nel momento in cui mette un contratto anche solo nel book, perché certo. Chi apporta liquidità è chi mette un contratto da 1 a n contratti nel book. Poi evidentemente è chiaro che i market maker sono quelli che ne mettono migliaia, evidentemente. Però anche voi c'è il piccolo, date liquidità. Ma mettere, dare liquidità al mercato è chiunque mette denaro nel book, ok? Mette contratti nel book. Tra l'altro è molto interessante, se non ci avete ancora lavorato, guardarne anche soltanto l'evoluzione. Guarda, perché, si vede là, su quella. Perché è un mercato estremamente liquido, quindi potete vederlo e vedete che ci sono 5 decimali dopo la virgola, no? Quindi il livello di liquidità è veramente molto, molto interessante. Poi adesso diciamo che è tutto abbastanza, su quella coppia, bisogna dire che fermo. Che l'attività di mercati come il Max ha avuto almeno un impatto interessante. Il CME, cioè il principale mercato mondiale dove si scambiano futures valutari, ha
aggiunto anch'esso il quinto decimale dopo la virgola di spread, non come il max che mette ogni singolo decimale alla quinta cifra dopo la virgola, cioè A da 1 a 10, aggiunge solo il 5 decimale, quindi ha ridotto, ha dimezzato lo spread, no? Che è comunque ancora 5 volte più grande di quello di Elmax, mentre prima era 10 volte più grande, però senz'altro la sensibilizzazione del SIMI su questo problema è arrivata proprio per il successo anche di strumenti di negoziazione quali i CFD di Elmax stessa. Quindi è, ripeto, uno strumento molto interessante ed è anche un concetto, quello che ha detto lui, che ci consente un pochino di switchare sull'altro terreno. Vorrei solo però dire una cosa a quello che ha detto lui. Prima di tutto, che quando parlavo di mini DAX, credo che tu parlassi del mini future del DAX, giusto? Perfetto. Okay. Stiamo parlando quindi di un future che vale un quinto del contratto DAX, che non è più a 10.000 punti di valore, ma facciamo per un attimo come quando era 10.000, così è più facile fare i conti. Quando il DAX valeva 10.000 punti, il contratto future sul DAX valeva 250.000 euro, 25 euro per punto, e quindi il contratto mini, che è un quinto, valeva 50.000 euro. Il contratto CFD sul DAX negoziabile su Elmax vale invece un decimo, quindi in teoria, sempre tenendo fermo per un attimo il sottostante facendo finta che valga 10.000, vale 25.000 euro. Questo è significativo perché diciamo che riducendo la dimensione del contratto, ok, si rende la vita del trader un pochino meno ansiosa, ecco, questo è un po' il concetto. Credo che oramai di trader in grado di fare il DAX pieno non ce ne siano tantissimi, ma non è tanto un problema di quanto costa, nel senso che comunque con meno, abbondantemente meno di 20.000 euro si può fare un contratto grande del DAX, specie intraday, con i margini dimezzati. Ma il problema differente è chi è che è in grado, con la volatilità che c'è su un DAX che vale 10.000 punti, dove 100 punti sono l'1%, no? E quindi se il mercato fa più 2 o meno 2 si muove di 200 punti, ma 200 punti sono un sacco di soldi, perché 10 punti sono 250 euro, 100 punti sono 2.500 euro di controvalore, no? Quindi è questo il concetto. Non parliamo poi degli ultimi giorni. Non è tanto chi se lo può è chi se lo può permettere emotivamente, no? Che è molto diverso da quando il DAX, e ne ho memoria perché non è passato poi così tanto tempo, navigava tra i 3 e 4 mila punti, dove per fare l'1% ne bastavano 35, che è molto diverso. La volatilità esplode, è una volatilità legata alla leva finanziaria. Vabbè, detto questo, veniamo un po' al tema di attualità. Perché? Perché siamo passati da un mese di dicembre in cui noi abbiamo messo lì quello che poteva essere il tema dei mercati, pensando che non ci fosse un momento così topico come invece c'è stato, e ricordandovi che a dicembre le antenne dei mercati erano orientate su due elementi: decisioni delle banche centrali e di conseguenza contesto sulle valute. È vero che anche il petrolio cominciava di nuovo a farsi sentire, però stiamo parlando di un petrolio che non è più una sorpresa, nel senso che navigava tra i 45 e i 37 dollari più o meno, ma era lì da un po', ok? Poi improvvisamente arrivano le vacanze di Natale e di punto in bianco si ritorna alle borse e succede di tutto. Prima di tutto vorrei dirvi che il petrolio è sceso di altri 9 dollari, da 37 se n'è andato a 29, anzi a 28 e spiccio. 28 addirittura è sceso sotto 28 intraday. E vorrei dirvi che, sapete, da 80 a 70, da 60 a 50, non è la stessa cosa che da 37 a 28, perché da 37 a 28 vuol dire che tu ti sei ridotto di poco meno di un terzo del tuo valore di un asset già comprato a meno 70. Quindi vuol dire che il petrolio è sceso in una maniera incredibile nel periodo che noi abbiamo preso in osservazione,
e questa cosa non può non avere conseguenze sui titoli. Qualcuno, credo a ragion veduta, sostiene che col petrolio basso si può creare un volano importante per l'economia. Importante che non sia un'economia petrolifera, perché altrimenti è un problema. Cioè, se tu utilizzi il petrolio per produrre, ne hai anche un beneficio. Questo infatti si riflette molto nell'inflazione e si riflette molto nel fatto che mai come ora si è guardato alla differenza tra l'inflazione globale e l'inflazione core, cioè quella che non al netto delle componenti energetiche. Al netto delle componenti energetiche. Perché si guarda l'inflazione e si guarda i prezzi alla produzione. Cosa sono i prezzi alla produzione? È quanto costa alle imprese accaparrarsi le materie prime che gli servono per produrre, che sono in picchiata verticale da un anno e mezzo, cioè più o meno da quando il petrolio ha cominciato questa discesa feroce, no? Perdono tanti punti percentuali ogni volta che si va a verificare, e è vero che noi ci aspettiamo un'onda lunga che porti più occupazione, però se guardiamola per un attimo e un po' egoisticamente sotto il punto di vista della borsa italiana, un terzo del nostro paniere è energia. E se un terzo del nostro paniere è energia e in più c'hai un titolo che una volta era pesante, adesso vale poco, come Saipem, che deve fare anche l'aumento di capitale, puoi ben capire che quel comparto lì sarà ben sotto pressione. È vero o no? E abbiamo fatto un terzo del paniere. E l'altro terzo? E l'altro terzo. È un altro terzo del paniere, forse anche di più. Dipende se vogliamo analizzare solo le banche oppure tutto quello che va sotto la voce finanziaria, perché in un caso togli Generali, togli Anima, togli Azimut, nell'altro caso li metti dentro e vai oltre il terzo a quel punto. E qui, domandiamolo a lui cosa succede su questo settore. Cosa c'è di nuovo? Perché le banche sono così tanto vendute in questi ultimi giorni? Ma allora, io devo dire, poi fanno sempre clamore, diciamo, i soliti istituti. Però negli ultimi giorni, a differenza dei mesi passati, li hanno presi tutti di mira. Cioè, ieri Intesa San Paolo, che è il primo titolo per capitalizzazione in Italia, ha fatto meno 5. Unicredit stamattina ha toccato 3,88 euro per azione. Io, guardate, ricordo di aver fatto una trasferta per un corso con Davide, non mi ricordo se gli ultimissimi giorni di novembre o i primissimi di dicembre a Trieste, era andato a 6,02. Sì, vale a 6. Quindi ha fatto meno 35, stiamo parlando della seconda banca italiana. Poi è logico che nei titoli dei telegiornali lascia più il ricordo il titolo che è già stato massacrato prima, però questa volta è stata una lotta senza esclusione di colpi. Allora io devo dire che la questione del bail-in, personalmente esprimo una mia opinione personale, è stata gestita malamente, in maniera veramente malamente. Poi sull'opportunità dell'applicazione del bail-in, lì sono valutazioni diverse, però sulla questione che c'è stata su Etruria e tutte le altre banche stiamo parlando comunque di banche che erano commissariate da anni. Il problema è che questa cosa non è stata detta molto bene e poi, essendo, diciamo, istituti non tra i primi 7-8 d'Italia, se io andassi a chiedere il mio edicolante configurato come quella persona o il mio macellaio che magari non legge tanto di finanza, sembra che queste banche siano scoppiate dal venerdì al lunedì. Allora, quanto tempo era che Popolare Trulli era sospesa? Due anni e mezzo che era commissariata. Allora io dico, questo non è che, non so se giustifica tutta questa questione. Le pressioni di questi giorni sono di nuovo sui crediti deteriorati delle aziende italiane, va bene. Però devo dire che tutte le banche italiane hanno fatto delle iniezioni di aumenti di capitale da veramente clamorosi in questi anni. Gli indici patrimoniali oggi non sono malvagi di queste banche. Diciamo che alcune banche li pubblicano anche sul loro sito, altre no. E tra l'altro tra queste che non li pubblicano c'è anche qualcuna di quelle che scendono più delle altre. E non capisco perché non lo facciano, o forse non ce li hanno così a posto. 4-5 giorni fa le popolari sono state oggetto di rally importanti perché è iniziato a partire il risico di queste fusioni tra le popolari, con trasformazioni in SPA e contestuale fusioni. Il panorama, scusate, perché poi
io mi arrabbio un pochettino quando leggo questi analisti che dicono tutti che lo sapevano tutti prima, però il problema è che ce lo dicono dopo che sono successi i fatti. Quindi io, in tutta onestà, vi dico che io manco me lo immaginavo. Sarebbe troppo facile oggi venire qua a fare il fenomeno, a dire no, io me l'aspettavo. Ragazzi, 3-4 giorni fa stiamo parlando delle popolari che arellavano perché si aspettava una fusione, 3-4 giorni dopo sembra che non le puoi neanche tenere in mano perché bruciano. Allora, delle due l'una. E poi, vogliamo dire che il sistema bancario italiano è il più fragile di tutti? Non mi sentirei di dirlo. No, anzi, numeri alla mano, bisognerebbe andare a vedere, e li prendo con le pinze, perché li ho letti su un sito molto affidabile che si chiama Iceberg della Finanza, non so se l'hai mai letto. Ma leggevo i numeri dei risanamenti di Stato delle banche nazionali, no? In Italia 4 miliardi, Monte Bold che finirono a Monte Paschi, poi sostituiti. Credo, se in, ripeto, la fonte l'ho detta, quindi l'articolo c'è, pubblicato qualche giorno fa, cioè quello che c'è scritto lì è che in Germania sono stati spesi 250 miliardi per fare la stessa cosa. Non è che le banche tedesche non sono messe così bene, vorrei dire. Ora, il ragionamento che vorrei farvi è, oggi, partendo proprio da quello che diceva lui, oggi ho scritto un post su Facebook, no? Perché percepisco che quando troppe persone ti chiedono ma cosa cavolo sta succedendo, forse devi dire innanzitutto quello che sai, e non è molto, e poi magari quello che puoi ipotizzare, e questo, chissà, alcune cose possono essere credibili, altre meno, altre magari non sono vere, non lo so. Quindi quello che so è questo: negli ultimi giorni in borsa, a partire dal dal 4 di gennaio, le vendite sono state cattive. Cosa vuol dire cattive? Cattivissime. Vuol dire che qualcuno prende il book del mercato e vende tremendamente, senza dare respiro, senza consentire al mercato di fare un minimo rimbalzo, vende e basta. E chi è che fa questo? Questo lo fa chi deve vendere, non chi vuole vendere, perché se io voglio vendere una casa e mi sembra che il mercato non sia adeguato, la prima cosa che mi viene in mente di dire è che prendo tempo. Ma se io devo vendere una casa perché mi servono i soldi tassativamente entro 15 giorni, prendo quello che mi danno. E quindi magari butto dentro il prezzo anche a meno 20, meno 15, basta meno 10. Avere i soldi indietro. Basta che prendo i soldi, ok? Ma perché succede questo? Questa cosa succede perché i mercati finanziari negli ultimi anni hanno subito dei cambiamenti. Se voi aveste anche solo così la voglia di andare a vedere sul sito di Borsa Italiana qual è l'entità dei volumi di scambio della borsa, vi potreste accorgere che il record, che è se non sbaglio del 2010, è stato di 11 e passa miliardi di euro di controvalore. Adesso ne facciamo. Negli anni, nel 2013, siamo riusciti anche a fare, qualche giorno c'è stato addirittura un record negativo di meno di un miliardo. Abbiamo fatto a lungo tra 1 e 2 miliardi, oggi con 3 miliardi la borsa la sposti anche di qualche punto percentuale. Significa che la borsa in sé si è rinsecchita. Basta, ve l'abbiamo visto tante volte, basta guardare cosa succede se gli automatismi che fanno trading si levano dal mercato. Improvvisamente i book si svuotano. Vuol dire che anche i trader sono meno presenti di prima. Magari ce ne sono anche di più, ma magari una volta, e non è magari, questo è certo, ma una volta facevano trading con molti più soldi. Il mercato te lo poteva consentire. I book della borsa di oggi io amo definirli di gelatina. Una volta c'erano dei muri nei book, 1 milione di pezzi in vendita. O qualcuno li comprava o il titolo non saliva più. Adesso è gelatina, vedi 500.000 pezzi in vendita, fai per prenderli, vai dentro, svaniscono. E svaniscono nel nulla, no? Questa è una bella definizione, perché è fatta di ordini che sono validi per il tempo che stanno lì e poi si sposta, ok? E però quando il mercato ha un'esplosione di volatilità, tipicamente quelle macchinette che generano quegli ordini si spengono e quindi il book ti mostra il suo lato peggiore, che è quello, non dico di essere senza macchinette, ma impoverito dalla presenza della maggior parte delle macchinette. E questo presenta un conto anche di questa natura. Sulla borsa italiana negli ultimi anni,
vuoi perché l'Italia in sé si è un po' ridotta tutta. Abbiamo perso 10 punti, 7 punti, quanti punti di più? No. E alla fine 10 punti di più. Alla fine vuol dire che ognuno avrà in tasca magari qualche soldo in meno, magari anche per fare trading. Ma poi succede anche che vuoi una volta perché c'è la Tobin Tax, una volta per una cosa così, una volta per un altro motivo. Evidentemente oggi c'è anche meno gente che fa trading in generale, ok? E il mercato è più piccolo. E quando tu vai a buttare dentro lì, possono esserci milioni di motivi, lasciatemi dire, esagerando un po', ma ne cito qualcuno che non è detto che sia per forza, ma è probabile. Per esempio, lui è il mio fornitore di ETF. Io sono un gestore di un fondo. Magari il mio fondo ha un nome molto esotico, ma in realtà è fatto del fatto che io compro da lui dei panieri di ETF. Poi a un certo punto gli dico, di, ti avevo comprato 50 panieri, te, non li voglio più. OTC. Lui cosa fa? Da domani è sul mercato che deve a pioggia vendere l'equivalente di 50 panieri, vroom, dentro. Per restituire i soldi a lui. Per restituire i soldi a me, mica per fare altro, ok? In realtà vende il mio veicolo, ma vende i titoli entrostanti. Oppure c'è un'altra realtà, tipo io sono un controllore e lui è un controllato. Dico, c'hai dei subordinati? Via. Mi dici sì. Allora guarda, o ti copri, o copri il tuo rischio, oppure li devi liquidare. Ma dici, li liquido adesso, mi danno più niente. Allora copri il tuo rischio. Come fa a coprire? Se io ho dei subordinati della banca A, come faccio a coprirmi dal rischio che la banca A vada dal culo? Shorto la banca A. È facile. Magari lo faccio addirittura comprando opzioni put, sempre da lui, e lui poi va sul mercato e deve vendere questa banca qui, no? Oppure può anche succedere un'altra cosa, che tutti i risparmiatori, scottati da tutte le esperienze recenti, dicono, quali sono, ditemi due banche che sono percepite come banche pericolose, ditemeli voi. UBS e Carige. Che strano, sono proprio le due banche che in borsa stanno crollando. Come mai, no? Perché c'è la gente che dice, ma cazzo, io quella roba lì, aspetta, ma scotta, la mollo subito, ok? Stiamo parlando di banche che perdono. Ieri credo che Montepaschi ci dovesse perdere il 15%. Oggi di nuovo. Oggi quindi non c'è più praticamente. Perché, no, adesso in 60. Quattro sedute così e sei, non ci sei più. E Carige più o meno. Qualche punto in meno, ma non tanto. Poi c'è un problema anche di altra natura. Se tu perdi di capitalizzazione, magari un'altra banca ti possiede o tu possiedi un'altra banca che per... c'è il mark to market istantaneo. Se lui vale 10 e io possiedo il 10%, dico che io valgo quello che valgo più 1, che è il 10% di quello che vale lui, giusto? Se lui precisamente vale 1, io dico, cavoli, ho perso 0,9 senza accorgermi. E questo, e allora c'è il controllore che ti dice, e quindi devi vendere asset per rifare liquidità e tenere il patrimonio in... Le borse, troppe regole, sono diventate una situazione che si autoavvita da sola. Poi magari aggiungiamoci che c'è qualcuno che vende perché coglie carpe diem, coglie l'attimo e dice cavolo, nel aspetta marasma. Che se gli diamo altri due scrolloni magari Draghi modifica la policy, no? Perché poi sapete, per quanto Draghi abbia dimostrato di saper fare da par suo, bisogna dire però che alla fine se i mercati vanno giù con questa isteria, la BCE non è che può stare a guardare, perché qui si tratta, cioè la prima cosa che mi viene in mente è che questi 10 giorni hanno sancito il fallimento del QE, mi viene da dire. Un anno di rialzi di borsa più che bruciato in 10 sedute, ma una roba, oggi Renzi diceva l'Italia va, siamo in diretta, non posso dire dove va perché c'è la diretta, accettatelo l'Italia, magari lì sapete, ma non si può mai dire, ma dal culo, sì, ma siamo in diretta, va, allora, allora il problema è che l'Italia va e quindi va bene. Allora, posso dare solo un particolare tecnico che ho scoperto oggi quasi per caso. Quando Davide diceva che oggi sia io che lui abbiamo sentito un gestore da Londra, sì, che ci spiegava questo hedging, non vendo il subordinato perché sì, vale, che ne so, 70 centesimi, ma mi vendo il titolo, certo, per lo shorto, perché il guadagno dallo shorto mi compensa un po' l'altra cosa. Anche per un motivo, perché questi subordinati ogni tanto hanno uno spread denaro. No, ma no, sono oggi ne ho visto uno, sì, di una banca popolare quotata, per non fare nomi, denaro lettera 5 punti giusti. 70-75. Stiamo parlando di obbligazioni, eh?
Però vi dico un'altra cosa interessante. Oggi una persona mi dice: ma visto che c'è casino e indiscriminatamente buttano via tutto, andiamo a vedere i bond senior, quindi non quelli subordinati, sì, sì, di qualche banca. E ho scoperto una cosa molto particolare, che dà credito a questa strategia di vendere il titolo se è quotato per copiare leggi. MPS sui bond senior paga più caro, è logico, ma non paga una cifra clamorosa. Tipo paga il 4-5%, è tantissimo. All'anno. Sì, sì. Però data la pressione che c'è stata sul titolo, ti aspetti chissà che cosa. Ho guardato un paio di titoli senior di banche popolari non quotate, dove quindi non si può fare questo giochino di vendere il titolo perché non è quotato per shortare. Ci sono banche popolari non quotate che hanno dei bond senior che rendono oltre il 10%. Sì. Ce n'è una che ha un bond che ha un anno e due mesi, rende il 20% ad oggi. Senior. Allora, scusate, mi viene da aspetta, dire che la sua spieghiamo la differenza. Scusate, questo è importante. Perché poi uno dice: ci avevi subordinato, l'hai preso in quel posto. Dice: ma che cazzo vuoi sapere cos'è sto subordinato? Allora, le obbligazioni sono. C'ha che no, non ho detto. Ho detto solo cazzo. Vabbè. Non si può. Vabbè. Fai un sondaggio da casa. Tagliamo la parte. Ha preso un sacco di cuori. Benissimo, ok. Il sondaggio l'ho vinto io, mi spiace. Allora, cosa succede? Che tu, allora, facciamo così. Io e lui prestiamo dei soldi a Stefano. Con che caratteristiche? Stefano prima glieli presta lui e Stefano gli dice nel contratto: ti assicuro, qualsiasi cosa succede, che tu avrai i soldi rimborsati. Sei garantito. Poi vado io. Stefano non può promettere a me la stessa cosa che ha promesso a lui, giusto? Allora mi dice: sta a sentire, a te ti do un po' più di interessi di quelli che sto dando a Gianluca, però guarda che prima rimborso Gianluca, poi a te ti do quello che rimane. Non è detto, non sei un creditore privilegiato assolutamente, anzi sei subordinato, nel senso che vieni dopo altri, ok? Quindi io so già che se Stefano avrà dei problemi e andrà incontro a una procedura, se non fallimentare, magari di smembramento, prima di tutto i suoi azionisti sono quelli che pagheranno, e fin qui è chiaro. Ma i secondi che pagano sono quelli come me, quelli che gli hanno prestato soldi, non solo senza garanzie, ma con la consapevolezza che io li avrei riavuti indietro solo se. Poi vengono quelli senior, cioè come dice lui, che però spesso, se l'entità del danno è grossa, subiscono il cosiddetto haircut, cioè un taglio di capelli, tipo l'obbligazione teoricamente era da rimborsare a 100 centesimi, ma magari transiamo che te ne do 85 centesimi. No? Beh, vabbè, diciamo che... l'Argentina è un caso di default, però quello è un default proprio, chapter 11. Poi vorrei dirvi però che ci sono anche dei bond senior che si chiamano covered bonds. Cosa sono i covered bonds? Sono dei bonds che hanno una clausola di rimborso assicurato e garantito. Quelli sono rimborsati anche in caso di fallimento, ma ovviamente renderanno ancora meno, perché tanto più garanzie hai, giusto? E tanto meno avrai, no? di roba in meno. Nel bail-in, così abbiamo spiegato anche il bail-in, dopo tutte queste categorie viene il correntista. Anzi, il covered bonds non rientra nemmeno nel bail-in, non è attaccabile, non è aggredibile. Il correntista, no? Che no, noi siamo abituati a dire che il correntista è il cliente della banca. In realtà il bail-in, secondo me, sposta un po' la questione, perché si capisce meglio se tu pensi improvvisamente che il correntista è fornitore di denaro della banca e prende i soldi senz'altro fino a un massimo di 100.000 euro, perché c'è un sistema che garantisce questo. Dopo può darsi di sì, può darsi di no, non si sa, nel senso che si sa se l'entità del danno è superiore a, poi ci sono anche delle deroghe, se per caso è stato già diciamo effettuato un bail-in almeno per l'8% dell'importo, allora può anche darsi che vengano salvaguardati i correntisti.
ma il correntista passa dall'essere cliente della banca ad essere fornitore, così si capisce. Se tu sei un fornitore, se dai i soldi al commerciante sbagliato, può darsi che non ti paghi le fatture. Questo è il concetto, no? Così si può capire ancora meglio. Prima non è che fosse poi così diverso, perché se la banca falliva comunque il correntista aveva garantiti 100.000 euro. Però oggi il correntista può dover pagare con la sua eccedenza dei 100.000 euro, mentre prima chi pagava era lo Stato, cioè i contribuenti, no? Questo è il grosso cambiamento. Voglio dire una cosa, in teoria hanno fatto le banche centrali perché c'erano delle esperienze negative, specialmente americane, dove la banca falliva e poi i soldi non c'erano più. Allora hanno fatto la Fed, la quale serve appunto a ridurre questa possibilità, poi non so, in America è grande, magari è successo di tutto. In Europa però hanno copiato lo stesso tipo di schema, ma in Europa io non mi ricordo di una banca italiana dove i conti correnti siano stati aggrediti, perché poi non è mai stato detto siete totalmente sicuri, ma nella pratica era così, e l'idea era che se tutti sono convinti che è così, è così. Non prendo, anche per motivi magari tradizionali, l'impegno formale, ma in pratica. Poi ci sono dei signori che dirgli incompetenti e fargli un complimento, che hanno pensato che così, allora chiaro, io vado a dare i soldi a chi? Devo essere io che decido, che osservo, perché il metodo americano dice, sei tu che hai deciso di mettere i soldi nel Monte dei Paschi, dovevi essere, questi sono dire idioti, ma neanche, perché questo in realtà attacca tutta la stabilità mentale di un mucchio di concetti. Adesso pensate alle SIM, la SIM dice, tu metti conto terzi in banca, fine, perché sai che in banca il problema è risolto, hai soldi in banca. Parte una curiosa interpretazione che mi piace molto, che dice che i conti terzi delle SIM sono gli unici non aggredibili. Che il codice civile è fatto per conto terzi, non si può aggredire, la banca non ti può prendere i soldi, anche se Directa si mette che perde contro BIM 10 milioni e ne ha magari 20 di clienti, non è che BIM può prendere o chiunque altro per lui non compensa. Però siccome qui il mondo nessuno sa come gira, non è che posso dirlo con sicurezza. Allora dico, adesso in realtà la situazione è peggiorata notevolmente perché degli incompetenti sono andati a toccare uno dei punti deboli che può far venire l'isteria alla gente. Perché poi alla fine viene la Banca d'Italia e dice tu ti devi garantire se per caso, lo dice a noi, no, le banche non fallissero. E scusa, il tuo mestiere qual è? Dico, no, adesso lo fa la BCE. Poi io non sono così pessimista da dire che la BCE, arrivata al momento giusto, dica ma fare come a Cipro, dove in realtà volevano, erano i russi, quelli che perdevano i soldi, quelli russi, quelli sono i mascalzoni, i criminali, non lo so, allora gli sta bene. Io non lo so se la BCE è arrivato il tempo in cui uno dice i conti correnti effettivamente, vabbè, così, perché non facciamo pagare i cittadini, sì, perché poi i cittadini non sono gli stessi che hanno i conti correnti, ma questo è un ragionamento troppo difficile per gli esperti che sono a Bruxelles, per cui potete immaginare qual è la mia personale opinione degli esperti di Bruxelles, che fanno finta di sapere tante cose. Poi il signor Draghi è molto in gamba, perché tra l'altro il mestiere di governatore della banca centrale è uno dei pochi mestieri reali del mondo della finanza, per cui uno può essere bravo nel fare quel mestiere, e ce ne sono tantissimi di mestieri immaginari, però l'insieme non ispira fiducia, perché poi le decisioni le prendono quei signori che poi gli viene in mente, come hanno fatto Merkel e Sarkozy, che quando hanno detto ma mica ha detto che i buoni del tesoro greci siano garantiti, non sono mica garantiti da noi, subito dopo una crisi gigantesca che gli è costata ben di più, per stare zitti, no?
il silenzio è sottovalutato. I bambini con revolver, ecco, sì, sono pericolosi. Ecco, quindi la situazione non è forse, spero, perché io ho ancora a vedere che il bail-in arriva ai conti correnti in un paese, appunto, che non sia Cipro o cose del genere, lo vedo con difficoltà. Sì. Però ci sono delle incertezze che poi rendono tutto molto più... Beh, io credo che il sistema è basato sulla fiducia. E se si perde la fiducia verso il sistema, poi chissà cosa può capitare. Può capitare qualsiasi cosa. E qui sembra che ci sia uno stillicidio di contesti che aiutano un po' a far perdere la fiducia, voglio dire. Questo è obiettivo, si vede, e si vede molto bene come c'è un danno collaterale legato a tutta la cattiva gestione del contesto delle quattro banche, diciamo, che sono state tema di grande dolore, credo anche a dicembre, c'è stato anche qualcuno che purtroppo ha fatto una brutta fine, insomma, ma il danno collaterale è che ci sono dei titoli in borsa che crollano perché sul mercato è più facile vendere e quindi il mercato è più pronto, ma a volte anche più estremo, c'è più panico, no? E questo può avere, esatto, può avere un effetto davvero, davvero pericoloso. Scusa, okay? Ad esempio oggi che lo short selling non si poteva fare, Monte dei Paschi è dato giù... Sì, ma perché, scusate... Scusate, allora, cosa fa uno quando succede una cosa? Deve trovare il colpevole. Allora, se noi ci stiamo dicendo, chiedo scusa ingegner Fabio, il trading online sulla borsa quanto pesa? Penso che sia dell'ordine del 10%. Okay. 10%. Allora impedire ai trader di fare lo short selling, cosa può voler dire riguardo, no? Al totale? Allora, No, certo, sì, per carità di Dio. Ma come capite bene, chi vende Banca Montepaschi non sta facendo lo short selling. È più probabile che si stia coprendo rispetto al rischio, che se quella banca lì dovesse avere dei problemi più gravi, ci sono tutta una serie di prodotti finanziari che stanno in faccia a qualcuno che preferisce dire, se la banca va a zero, almeno da 0, quel che l'è fino a zero porto a casa del guadagno e mi copro un po' del rischio che ho dall'altra parte. Cioè è proprio questo il problema, come si vede, tutto le volte che arriva lo short ban non smette il trend ribassista, perché non è lo short ban che lo cura, perché non è un problema di short, scusate, vorrei dirvi, giusto per dirla, uno dei modi più facili per fare lo short selling sui titoli è quello di avere un conto online, ok? I clienti di Directa, lo abbiamo verificato, c'è una pagina che lo dice, sono long in più del 90% dei casi, non solo questi che shortano. Cioè, il piccolo trader non va short quando il mercato crolla, perché gli sembra che il mercato abbia già dato abbastanza. Semmai è compratore. Quindi no, non vedetela sotto questo punto di vista. E poi vorrei dirvi, se io per caso... È proibita la vendita degli ETF short, intendo dire. È proibito andare short usando l'ETF? No, perché se io shorto l'ETF magari sulle banche, no? Il gestore di quell'ETF deve vendere e allora voglio dire, cioè, quindi purtroppo diciamo che ci sono dei rimedi che sono quelli che si dice che tu chiudi il recinto quando i buoi sono già scappati, oppure che fai delle manovre magari anche solo per dire, visto come sono figo, ma io ho proibito, cazzo, lo short ban. Anche domani l'ha proibito. Eh sì, ho capito, ma diciamo che quando va a 0,0001 magari lo proibiranno di nuovo e va bene lo stesso. Io adesso... No, ma guardate, io non credo che bisogna cercare negli short, anche perché lo short interest sui titoli, se voi andate a vedere quant'è lo short interest sui titoli, frequentemente sono numeri marginali, cioè poca roba. Esattamente, quindi non è per nulla detto, magari in alcuni casi sì, ma che sia lo short il problema, anzi di solito non lo è. Di solito lo short viene proibito, ma al limite quello che puoi ottenere è che quantomeno, insomma, diciamo che se c'è uno già ferito proibisci di sparargli alla schiena, beh, una roba così, ma non ormai non è cambia la sostanza. Questa mattina faceva più 5, no? Questa mattina in apertura.
Sì, ma guardate, la borsa di questi giorni è piena di rimbalzi mattutini di pochi punti, decimi percentuali, con volumi inesistenti, poi arriva, diciamo, il basket in vendita e tutto va. Cioè, questa è la borsa di questi giorni. E l'Italia, che ha più banche, dove c'è il tema, la ciccia di questi giorni, e più energia, che è l'altra parte per via del petrolio che va giù così tanto, è il mercato più venduto, perché ha proprio un punto debole su questi due comparti, è lì che c'è l'humus, ok? Tra l'altro sono perfettamente correlati, quindi voi avete visto benissimo in queste settimane, dopo che l'OPEC il 4 di dicembre non ha tagliato la produzione, che è estremamente difficile che ci sia, nella misura in cui il petrolio magari anche lui tante volte dopo un rimbalzo sì, va giù, che il mercato riesca a differire. Eppure il mercato non è tutto fatto di titoli dell'energia, però non riesce a prendere una correlazione inversa rispetto a questa materia, però è un'associazione, una correlazione che è nata soltanto nelle ultime settimane, prima di inizio dicembre, prima che anche lì l'OPEC, forse in maniera troppo ottimistica, si pensava che potesse tagliare la produzione per questo eccesso di offerta, non era mica correlato l'andamento del petrolio rispetto a quello delle borse, perché il petrolio, non ricordiamoci che adesso fa notizia da 5-6 settimane, quando ha fatto da 40 a 28, ma ha fatto da 110 a 40 da metà del 2014 a dicembre 2015. Non dimentichiamoci che altrimenti, le borse sono salite. Che altrimenti quando il petrolio era a $150 le borse dovevano essere ai massimi storici, invece addirittura, cioè alla borsa fanno male tutti gli eccessi e momento per momento c'è un punto di riferimento. Se c'è un eccesso di ribasso tra l'euro e il dollaro, allora le borse guardano a quello. Se il petrolio costa troppo, le borse guardano a quello. Se costa troppo poco, guardano a quello. Prima era l'oro, ve lo ricordate l'oro? E il Bund ce lo siamo dimenticati. La correlazione inversa esistente tra l'andamento del Bund e la borsa per un tempo molto lungo è stata rispettata in maniera, no? Esattamente. O come lo spread, voglio dire, adesso a parte i nostalgici di Sky TG24, chi cazzo è che parla ancora dello spread? No? È sparito, adesso si parla di petrolio. E si parla del petrolio. Tra l'altro anche lì Davide vi ha dato un tema importante prima. Diceva, l'economia sembra trarre beneficio della discesa del petrolio perché le aziende diminuiscono il costo dell'energia. Sì, ma scusate. Però da dicembre, come ci avesse detto che cosa? Ma scusate, la borsa è esattamente uno specchio, scusate, di cosa si è parlato nelle nostre case da metà dicembre sino a fine anno? Una sola cosa. 25 minuti su mezz'ora del telegiornale era dedicato a una cosa sola. No. No, era tutto il terrorismo. No. Ve lo siete già dimenticato perché è bastato un giorno di pioggia che nessuno ne ha più parlato ai telegiornali. L'inquinamento. Ci hanno fatto due palle così, e le macchine che non vanno, e questo e quello, e su e giù. Basterebbe andare a guardare, mi spiace dirlo, ma quanto incide realmente il traffico automobilistico sull'inquinamento a dispetto di quello dei riscaldamenti, no? E così si basterebbe a capire che probabilmente bloccare le auto non serve a nulla. Ma a parte questo, ci hanno parlato tantissimo di questa cosa, poi è bastato un giorno di pioggia e non, scusate, si parla ancora di inquinamento. Dove? Chi parla di inquinamento? Basta, non se ne parla più. Però, adesso si parla di qualcos'altro, adesso per esempio si parla della borsa. Poi se la borsa recupera tre giorni non si parlerà più della borsa, si parlerà di Renzi, si parlerà di qualcos'altro, ci sarà un altro tema. Guarda quanti giorni ha parlato dei subordinati, sembrava certo, che l'unico problema al mondo fosse i subordinati. E poi era un discorso del cavolo perché riguardava quelle quattro banche, perché se io ho un subordinato del San Paolo me ne fotto altamente, no? Allora il problema quindi è anche di qual è l'atteggiamento. Allora, quando le borse crollano così repentinamente, qual è il tipico atteggiamento dell'investitore? All'inizio dice, ah bene, così magari ci saranno dei prezzi interessanti. Poi le borse vanno giù ancora due o tre giorni, lui prima compra, poi media, poi spende le ultime cartucce, finiti i soldi. Questo è il trader. E poi sta passando. Siamo ancora a metà del ribasso. Poi c'è tutta la seconda ondata dove il trader dice, cavoli, che sbagliato tutto. Le borse crollano,
però non fa niente, è paralizzato. Poi c'è un momento in cui il trader improvvisamente, se le borse non smettono di scendere, si fa prendere dal panico e scende tutto. Dai, poi, due ai tre giorni lavorativi dopo ribalza. Ma anche forse, sì, forse lo stesso, anche forse lo stesso, no? Allora, attenzione, perché quando le borse cominciano a essere la prima notizia del telegiornale, è vicino il momento che succede qualcosa. È per forza così, cioè è sempre così, eh? Non è che... Prego. Prima ha detto che circa l'80% dei piccoli trader sono long. Anche di più. Perché approfittano del momento, sì, per accumulare. Sì. Ma hanno ragione o hanno torto? In questo momento, beh, le statistiche dicono che i trader perdono 8 volte su 10, quindi... Sì, perfettamente d'accordo, però accumulare in questo momento, sì, è proprio così sbagliato? Non lo so. Può darsi che tra 10 giorni chi compra oggi sia la persona più felice del mondo. O forse no, come si fa a sapere? Diciamo che c'è molto... Però se uno non compra sconto, quando deve comprare? No, faccio un esempio. Allora, quanti di quelli che... Perché scusami, 10 giorni fa c'era qualcuno che esattamente come te pensava di comprare a sconto. Voglio dire, già molto a sconto. Quando Unicredito valeva 6, quando la vedi a 5 stai comprando a sconto. Cazzo, se poi va a 4 però c'è ancora più sconto. Quindi tu oggi pensi di essere il più furbo, ma domani ce n'è un altro che è solo un po' più furbo di te, poi ce n'è un altro ancora più furbo. Finché questa roba qui continua. Però voglio dire, qual è la differenza tra me e te? Se tu hai comprato le Unicredito a 5, poi Unicredito va a 4, poi torna a 5 e io le compro a 5. Allora seguiamo il trend, aspetta, di follower, aspetta, seguiamo la tendenza. Aspetta, poi va a 5,5. Cosa succede? Che tu che hai comprato a 5 e l'hai vista a 4, se il titolo torna su non a 5 ma a 4,70, dici, cazzo, rivedo la luce, perdo solo e vendo. Forse, ma non ti sto dicendo che io sono così bravo da comprare a 5 sulla risalita, ma fossi così bravo da riuscire a farlo, forse potrei anche aspirare di andare a 5,50. Ok? Mentre tu che hai comprato 5 e poi hai visto 4, a 5,50 non ci arriverai mai. Questa è la psicologia. Allora, vorrei dire, per comprare a 5 basta comprare a 5 quando l'inerzia è a tuo favore, ma non è una cosa così complicata, è molto difficile da realizzare psicologicamente. Perché? Perché il prezzo che scende molto repentinamente ti crea questa specie di adrenalina che sembra che se non compri oggi questa occasione non passerà mai più. Poi ti è riuscita una volta, poi il rialzo, 10 volte l'hai prese, esatto, poi il rialzo sarà lento, estenuante, e poi ci sarà magari qualche ribasso, e se qualche volta sei bravo che la fai tornare a 5 e poi il giorno dopo a 4,90 tu ti senti non ce la fai più, non ce la fai. Io, guardate, vi dico una questione da chi ha sempre fatto più analisi fondamentale che analisi tecnica. E però c'è una cosa che mi ha insegnato molto l'analisi tecnica, che soprattutto in un periodo del genere dove un mio caro amico, nonché collega, mi diceva: perdi i riferimenti, perché oggi ti mancano i riferimenti. Perché se tu sei un fondamentalista e guardi i multipli, il prezzo utile, e il valore di libro delle banche, vai domani mattina, compri tutto quello che c'è e con tutta la leva che vuoi, no? Il problema è che perdi i riferimenti e perdi il contesto interno. L'unica cosa che vale, ve lo dice uno che ha sempre fatto analisi fondamentale, quando non ci sono i riferimenti, e rispettare l'analisi tecnica, il trend. Quindi meglio entrare, come vi dice Davide, un pochettino più caro, ma con una base di trend, Jeff, non che sia la soluzione di tutti i mali, ma ti accorcia l'agonia, perché anche se tu hai fatto una buona analisi fondamentale, entra a buon prezzo, ma arrivi da 6, 8, 10, 12, 15 settimane di agonia, vedi il tuo prezzo di carico come una chimera nel deserto. Poi vorrei dirvi anche alcune cose. Uno deve sempre avere la mente aperta e deve vedere lo scenario ampio, non lo scenario breve. Perché se qui si tratta di comprare un rimbalzo, mordi e fuggi e scappo via, allora dico,
primo giorno utile, no? Però attenzione, perché qui noi abbiamo questo tipo di situazione. Sappiamo che storicamente, dopo che l'America rialza i tassi, c'è già stato un certo rialzo di borsa, perché comunque l'economia si è già ripresa, e poi bisogna che, cioè, i PE dei titoli americani sono cresciuti molto, sono quasi incomprabili, a meno che le aziende non cominciano a fare utili più elevati, il che fa salire il denominatore e quindi riduce questo rapporto. Perché questo accada ci vuole un po' di tempo, infatti di solito le borse hanno un andamento che va da 6 mesi a 1 anno difficile dopo che si cambia la curva dei tassi. Quello che noi avevamo detto anche in più di un'occasione, l'ultima volta a dicembre, era che il 2016 era un anno di una scommessa, quella di vivere probabilmente un anno in cui era plausibile che l'America rallentasse come mercati. Già il 2015 è stato un anno in cui l'America rallenta, che la situazione potesse continuare quantomeno così, mentre l'Europa, per via del doping, cioè per via del QE, avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado, ma avevamo molti dubbi su questa cosa, di sganciarsi dall'andamento di Wall Street, e avevamo molti dubbi, ok? Non è per dire che uno è bravo, è solo che uno guarda lo scenario e cerca di capire. E allora vi dico, se voi guardate l'orizzonte temporale da qui a un po', vedete scenari, che, cioè voglio dire, se la borsa rimbalza del 3%, i problemi sono finiti. Allora, diciamo che la Cina è qualche cosa che da un po' di tempo a questa parte è buono per tutte le stagioni per giustificare i ribassi. Luglio, Cina e Grecia. La Grecia, anche la Grecia, altro mistero, come lo smuove. Dimenticato. Okay. Poi, 24 agosto, di nuovo la Cina, che ritorna anche adesso, ok? Oggi è uscito il PIL, 6,8. Cioè, 0,1 in meno di PIL, e le borse che crollano in Europa così, dai, va bene per dire che è una scusa, non per altro. Poi, diciamo questo però, che se io mi guardo attorno vedo che la sfiducia nel sistema sta aumentando. Vedo dei politici che raccontano di cose meravigliose, poi mi guardo in giro per strada e vedo un'economia reale che per ora non ha ancora assorbito. Io non discuto che la ripresa sia in atto, ma per capire che eravamo nella merda ci abbiamo impiegato 3 anni dopo la Lehman Brothers. Adesso non è che siccome Renzi dice l'Italia va, ci alziamo e diciamo tutti ah ok, allora camminiamo tutti insieme. No, ci vuole del tempo, no? Poi vedo che il sistema cerca di nuovo di assicurarsi. Attenzione! Vi ricordate i CDS, i Credit Default Swap, che facevano così, facevano sì che le grandi entità che avevano comprato i titoli di Stato facevano l'assicurazione, no? E il valore del titolo di Stato era il nominale meno il costo del CDS, ok? Adesso è qualcosa di simile, è un'assicurazione, io vendo le azioni di quella banca perché mi copro da un rischio, non sappiamo se è l'attività giusta. Qualcuno mi ha insegnato che per capire bene quanto il problema è sui fondamentali, più che le azioni bisogna guardare i bond. Allora, se c'è, quando nel 2011 l'Italia era molto sotto pressione, le vendite feroci erano sui bond. Tutti i ribassi di borsa successivi non hanno più visto i bond coi bordi. Quindi io non credo, noi non siamo a repentaglio come paese. Ma anche i bond di molte banche sono lì, eppure le azioni soffrono perché c'è questo. C'è un crollo di fiducia nel sistema dei mercati, tutto quello che è successo a dicembre sulle banche non aiuta la fiducia del sistema, c'è un problema energia non da poco. Voglio ma anche dire, un dollaro forte influisce, scusa, per le aziende americane? Il dollaro forte dovrebbe aiutare l'esportazione delle aziende europee, ma per le aziende americane? Che dovrebbero anche essere aiutate dal petrolio che costa poco nella produzione, ma questa è un'onda lunga, non è che tu oggi vendevi 3 penne, domani ne vendi 18, è un'onda lunga. Quando nel 92 in Italia ci fu la svalutazione, l'effetto si vide a livello macro, cioè di numeri quasi da subito, ma fu percepito bene nei 2 anni successivi, molto bene si percepì questa cosa. Quindi può darsi che ci sia un'onda lunga, ma in questo momento, a meno di interventi straordinari della BCE, che però posso pensare, cioè non è detto che possa essere un errore, mi sembra che non ci siano gli elementi. Un'altra cosa che mi fa preoccupare è che, nonostante oggi i depositi overnight presso la BCE abbiano rendimenti negativi,
vuol dire che se tu depositi overnight sulla BCE, ritiri meno soldi. Depositi 1000, ritiri 999,7 ogni giorno che passa, ok? Eppure c'è il record di depositi presso la BCE giorno dopo giorno. C'è un record continuo, cioè scusate, le banche che hanno soldi non sanno a chi prestare, perché c'è, scusate, dovreste guardare i numeri, perché c'è qualcuno che racconta una bugia, i mutui più 90%, le compravendite immobiliari più 10%. No. Non c'è qualcosa che non quadra, no? E quello che non quadra sono i mutui a più 90%, perché di quella roba lì la gran parte sono surroghe, che non arricchiscono il sistema, tra l'altro. Okay? Quindi l'economia reale sta riprendendosi un pochino, si ricrea un volano su valori più bassi, sta succedendo tutto quello che sta succedendo, però io non vedo elementi che mi facciano pensare che da qui a 4 mesi sui fondamentali la borsa debba salire. L'unico elemento per cui potrebbe salire è doping finanziario, cioè QE a manetta, QE più pesante, e vedo che le banche fanno fatica a erogare, anche perché questo è molto negativo, cioè le banche che fanno fatica a erogare alle imprese, ai privati, fanno fatica a erogare credito al consumo, significa che la fiducia dei consumatori è molto bassa, ma soprattutto, cioè, voglio dire, avete presente quando tu sei malato, no? Non so, io vi racconto una cosa che mi capita. Di solito sono un tipo molto energico, che mi piace fare tante cose. Se sono malato, penso, che ne so, magari che mi piacerebbe guardare un film, però poi non mi alzo dal letto perché mi sento bene solo lì. Ecco, l'economia italiana è così. Adesso c'è le banche che dicono, vieni che ti do il finanziamento. E quelli dice, sto a letto di te. Giusto? Funziona così. E allora le banche cosa fanno con tutti quei soldi che hanno lì? Non possono più comprare i titoli di Stato, perché tanto finché renderà anche lo 0,05 lo faranno, poi basta. E piuttosto che niente li mettono la BCE. Costa qualcosa, ma è meglio così. Beh, questo è un problema serio, perché tra l'altro quando i depositi alla BCE continuano a salire così, vuol dire che non c'è più fiducia nel sistema. È dura, eh? Direi che non ho detto tutto. Abbiamo sviscerato a sufficienza. Ma il problema che le banche stanno scendendo non è solo italiano, è europeo, è legato per caso a No, e c'è il problema è italiano. Il problema è molto italiano. No, il problema il problema è molto italiano. Mettiamola così. C'è uno dei motivi per cui le banche scendono è perché sembra che la BCE abbia detto dovete accantonare di più. E tutte quelle banche che hanno fatto gli aumenti di capitale nei conti in regola con le regole precedenti, se gli dici che la regola è più stringente dovranno fare un altro aumento di capitale. Scusate, quante banche ci sono nell'indice DAX? Quante banche ci sono nell'indice FTSE 1000? È il settore prevalente. Allora, è evidente che se c'è un problema che riguarda le banche, che da noi è più di uno, perché i privati vendono le banche, specie quelle più deboli, per sfiducia, perché hanno paura di rimanere incastrati come gli altri. C'è chi si copre dal rischio subordinato, c'è chi dice cazzo, prima che faccia l'aumento di capitale aspetta che la vendo perché se passa quella regola lì. Tutta una serie di ditemi uno che compra le banche, chi è? Cioè perché? Perché il prezzo può essere buono? Va bene, le pagherò anche di più, pagherò anche un credito a 5, voglio prima aspettare che passi questa burianza, no? Perché poi uno può comprare quando vuole, ma c'è un motivo per comprare adesso? No, può arrivare un rimbalzo, magari la BCE dice qualcosa di straordinario giovedì, magari tutto può essere che lì si attenui, però accidenti. Io vi dico questa cosa, nel 2011 io ho visto queste vendite arrivare e non si capiva perché, poi ad agosto del 2011, questo era luglio del 2011, ad agosto del 2011 si è scoperto perché è nato lo spread, che è stato un parto estivo, così prima nessuno sapeva che cazzo era. Dopo lo spread per anni è stato l'unico elemento su cui tu giudicavi le borse, ma luglio 2011 è stato il mese in cui arrivavano le bordate di questa natura. Adesso non so, può darsi che sia solo un problema di aggiustamenti, magari non succede niente, però l'ultima volta che è capitato così poi è arrivata questa mazzata. Quindi non so, ma ditemi voi che se, cioè voglio dire, comprare, io non è che voglio, non sto dicendo che bisogna avere il panico, sto dicendo che uno se ce l'ha fatta a non scottarsi fino adesso non gli conviene comprare adesso, gli conviene aspettare un po', eventualmente pagare anche più caro.
Vorrei dirvi però che la borsa si sta avvicinando a rapporti di valore tra le azioni, insomma, che è molto vicino alla media dei rapporti di qualche anno fa, quindi teoricamente sta cominciando a ritornare più appetibile. Poi, poi bisogna vedere, perché se nessuno vuole più comprare. Però c'è qualche cosa che non funziona, perché se fai un paragone, no, con le banche spagnole che più o meno come salute stanno come le nostre, lì non sta succedendo nulla. Perché da noi, c'è anche un problema di cioè voglio dire, se i trader hanno già comprato immediato e non mettono più lì il loro denaro, se qualcuno c'ha anche un po' paura, magari vende anche lui perché ha visto cosa è successo alla banca delle Marche piuttosto che. E la nostra è una borsa piccola. Cioè con 3 miliardi di euro di controvalore, insomma, guardate i volumi di borsa come sono crollati. Scusate, quando misero la Tobin Tax anni fa, io una delle cose su cui mettevo allarme è, mi pare che la borsa si stia già svuotando di liquidità. Il trading, almeno, con tutto il male che se ne vuol dire, almeno apporta liquidità al mercato. Cioè, finché in borsa c'è uno disposto a pagare meno 8, perché pensa che 10 minuti dopo magari riesce a vendere a meno 6 e guadagna il 2%. Se tu togli pian piano o attacchi questa cosa qui e gli metti, aumenti la tassa, come si chiama, il capital gain, l'imposizione del capital gain, se tu crei tutti questi meccanismi qua, metti i bastoni tra le ruote, qui no, questo non puoi fare, quest'altro, alla fine, per carità, uno può dire non me frega niente, benissimo, però poi non devi preoccuparti o lamentarti se la borsa, se tu un giorno arrivi e vuoi vendere e non c'è più nessuno che compra. E questo succede, cioè la nostra borsa, come vi ho detto prima, è gelatina. Non sono così sicuro che altre borse siano peggio o meglio, però se guardiamo i volumi degli scambi, noi, cioè vorrei dirvi, per capitalizzazione nell'89 eravamo la sesta borsa del mondo, oggi siamo la 23esima. Avevamo visto un grafico. Fatemi un film e poi dite. E per fortuna che la Ferrari ce l'ha lasciata qui. Almeno 10 miliardi più di capitalizzazione. Ce 8. Ce li abbiamo. Questo è importante, no? Perché alla fine è su questo. Cioè se tu sei piccolo, basta poco per affondare. E la nostra borsa alla fine è diventata parecchio piccola. E poi vorrei dirvi anche un'altra cosa. Lancio, ve l'ho già detto tante volte, ma attenzione, perché gli ETF, che sono un bellissimo strumento, soprattutto se si consente di creare anche ETF sintetici, cioè invece di avere le azioni compro il future, no? Questo può diventare un vero strumento pericoloso, perché il giorno che tu puoi agire comprando e vendendo quantità di future industriali, in realtà stai comprando e vendendo prodotti sintetici, e poi se quelli lì però prevedono che se tu hai quote di riscatto vai a buttare delle vendite sul mercato, e viva Dio, cioè questo è pericoloso. E ve l'ho detto, cioè secondo me un campanello di allarme deve esserci nel momento in cui in borsa italiana ci sono 320 più o meno, adesso, circa 300 e qualcosa azioni quotate, e sul segmento apposito ci sono oltre 600 tra ETF, ETC e compagnia bella quotati. E siccome l'ETF dovrebbe essere un paniere, cioè una cosa che raggruppa, uno si dovrebbe aspettare che ce ne sia meno che le azioni. Adesso poi, detto che gli ETF sono sulle commodity, che ce ne sono di più famiglie, per cui lo stesso ETF sul settore bancario europeo lo fa la Lyxor e quest'altro ancora, però voglio dire, questo mi fa capire che non 10 sarebbero troppo pochi, ma 600 e passa, no, forse adesso anche di più, forse sono aumentati 600, aumentano in continuazione, ma anche se fossero anche solo 600 ETF e 320 azioni, come cazzo è possibile che il mercato che mette assieme è più grande del mercato stesso? Cioè, sì. No? È Piero che c'è solo il market maker. Non ci sono volumi. Sì, però il pericolo è, scusate, adesso è difficile anche dirlo, ma un anno fa in India successe che a un certo punto ci fu un mercato dove venivano scambiati ETF sull'oro e rimborsarono le quote, dici rimborsiamo le quote perché l'oro, strano casualmente, non c'è. Cioè, no? Quindi questo è un elemento importante, no? Cioè, è il pericolo della finanza, no?
che se tu consenti troppi prodotti sintetici, ti stupiresti così tanto se un giorno ti dicessero che ci sono strumenti sintetici che controllano più azioni di quante sono le azioni. Una volta è successo in borsa, stiamo nel 2000, ingegner Fabri, quanto ha guadagnato lei con un'azione Volkswagen nel 2008? 1.000 euro. 1.000 euro con un'azione. Cazzo, ma quanto valeva quell'azione? Non l'avevo neanche comprata lì. Valeva 250 euro. Poi improvvisamente qualcuno si è messo a fare i conti, no? Qualcuno si è messo a fare i conti e ha detto, allora, le azioni circolanti sono queste, quelle che controlla la Porsche sono queste, quelle che c'ha la Volkswagen sono queste, quelle... E le altre? E dice, cazzo, ma la Porsche controlla più azioni di quelle che stanno circolando contando quelle short. Appena si è diffusa questa notizia, tutti gli hedge fund che erano short su tutto il settore automobilistico, compresa Volkswagen, si sono precipitati a ricoprirsi. Mi pare che 17 fondi sono falliti adesso, una cosa del genere. E il prezzo di Volkswagen è andato da 250 a oltre 1.000 euro per azioni. Per un giorno è stata la terza società più capitalizzata al mondo. L'ingegner Fabri aveva un'azione, ha detto, scusate, non mi sembra vero, clic, la vende, giustamente. E in realtà quello che è successo è che poi la Porsche ha detto, oh scusate, non ci eravamo accorti, ma magnanimamente offriremo un po' di liquidità. Ha venduto qualche azione sul mercato e ha fatto la Porsche nel 2008 8 miliardi e mezzo di euro di utile da trading solo perché aveva controllato le opzioni con questo e con quello e gli faceva capo tutte queste azioni. Può succedere, eh? Si chiama short squeeze, avete presente lo squeeze, quello che fai col tubetto di maionese? Salutiamo Davide, ciao a tutti a casa, alla prossima.